Le vittime per il Covid in India hanno superato le 200.000, secondo i dati ufficiali, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 ore. Il numero di nuovi positivi è pari a oltre 360.000 casi. Il New York Times sostiene che il vero numero di decessi sia tra le 2 e le 5 volte superiore a quello ufficiale, questo a causa di un sistema di monitoraggio del tutto inefficiente. Secondo quanto rivelato dall'OMS, la variante indiana del virus, conosciuta come B1617, è stata sequenziata, ovvero riscontrata in laboratorio, in almeno 17 paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia. Questa variante è stata classificata finora come mutazione di interesse, non ancora preoccupante, identificazione che altrimenti la renderebbe ancora più letale del virus originale. Ad oggi tutti i vaccini si sono dimostrati in larga parte efficaci contro ogni variante riscontrata nel mondo. Non ci sono dati che indicano il contrario per la variante indiana. Se da un lato dunque l'Europa sembra aver trovato la via della risoluzione all'emergenza, il subcontinente indiano sta vivendo adesso il momento più drammatico.